Giovani e non, buon salve e bentornati. La situazione è catartica. Quanto vorrei avere un advisor che mi dà più non-corman power. E invece ci attacchiamo alle bolas e andiamo via con i nostri 100.000 scarsi di riserva, riservisti. E non possiamo neanche sfornare, quindi, cioè, volendo, possiamo. I fucili sono tornati sul menu. Anche perché un po', vabbè, li compriamo un po' le robe. Tutto quel che è tutto. È perché li abbiamo rubati probabilmente anche alla Bulgaria. Sì, boh. Adesso non sto mettendo il focus per far accumulare più political power. E lì, appena mi faccio 50, cambiamo con l'assito qua. E si va avanti. Il piano è continuare così. Adesso spostare e far fuori quello che rimane della Romania, che abbiamo già conquistato una volta. Ma tant'è. E poi, boh, riprendere gli attacchi qui sopra, adesso che sono un pochino più spostati, certo hanno più roba, però magari fanno più fatica. Una divisione delle nostre, una, che io adesso non so quale sia, ma immagino questa, stava per essere cambiata in questa. Si potrebbe fare, mi dice il gioco. Bradley si potrebbe fare, e noi la facciamo. Cos'è quindi questa divisione? Questa divisione qua, che ha perso un sacco di cose, è semplicemente un po' di meccanizzate, con l'equipaggiamento da tutto il mondo, a quanto pare, è un po' di artiglieria e le motorizzate dietro. Potrebbe esserci utile per fare uno sfondamento da qualche parte. Già che ci siamo, gli diamo la medaglia? No, non gli diamo un cazzo, perché sennò poi finisco il political power che sto mettendo da parte. Quindi bene così, si riprende il territorio. In verità i ragazzi qua adesso li facciamo scorrazzare velocemente qui e là. I russi dovrebbero darci una mano a ripigliare un pochino quello che è nostro e quello che è loro. E poi il resto, queste truppe qui poi tornano là belle nord, belle schisce, a fare quello che devono fare. Dove cazzo è finita la... Dove è finita la divisione con le spade? Ah, ok, sei la più lenta. Ho visto tutti correre avanti. Tu sei ovviamente il più stronzo di tutti gli stronzi. Va bene, così ci sta, voglio dire. Che senso ha lamentarsi di queste cose qua? Bueno, quello va lì, questo va qui e questo va qua. Quindi tant'è, riprenderemo di nuovo appena posso l'avanzata qua. Probabilmente, se Dio vuole, andiamo a prendere Vienna. E qua sono messi un po' maluccio. Noi entriamo spiredi in quel punto qua e cerchiamo di aggirare veloce e prendere Bratislava. Questa potrebbe essere la big brain move della questione. Quindi tenetevi le chiappe belle strette, le robe stanno per succedere. Qua intanto che cazzo c'è? Ho tolto le navi per far recuperare un po' di benzina e ovviamente, tac, loro subito a scassare la minchia. Erano queste qua che facevano roba? No. Erano questi qua? Erano questi qua. Tornate a fare difesa del Mediterraneo, perché se no, se no, questi qui ci affondano con i loro sottomarini di merda, i trasporti. Piccola parentesi che sarebbe veramente divertente se dovesse succedere. Mi sono dimenticato di far ripartire la musica. E la Spagna sta facendo il focus guerra per l'indipendenza. E voi direte, ma cos'è la guerra per l'indipendenza? È un focus per far guerra al Comintern in modo da non essere più puppet dei sovietici. Cioè, vi immaginate se ora che hanno finalmente praticamente chiuso la guerra in Spagna, perché più o meno sta adesso gliela tiro, ma tant'è, sono così, stanno avanzando in Francia, sti figli di puttana si ribellano e ce lo piantano nel culo. Sarebbe veramente d'un ridere, io ci giuro, proprio divertente. Ridere, ridere, ridere tutto il tempo, senza mai smettere. Cosa è successo? The Socialist of Tunisia? And the Dutch have seen a white peace. The Spain and the Dutch Indies have seen a white peace. The Mongolian and the Dutch Indies. Come fate a vignari? At war? Si sono liberati degli alleati? Peace accepted. A war in Indonesia has stagnated and a clear victory is not certain. An offer of peace. Ma sì, se l'Indonesia. Ai, what the fuck is going on? Forse hanno perso, l'Indonesia ha perso e vogliono. Eh no, vabbè, comunque accettiamo sta white peace con l'Indonesia, almeno fuori dei coglioni. Non mi chiedete che cazzo è appena successo, solo visto spammare il gioco mille menate, ha detto figa, cosa succede? Allora, siamo entrati a Vienna, è stato abbastanza facile il push, lo sapevo, e siamo arrivati fin qua. Adesso stiamo aggirando queste teste, stiamo provando ad aggirare queste teste di cazzo.
se voi mi permettete, apostrofare l'un nemico in tal senso. Stiamo pushando qui su questo qua, se riusciamo a prendere e agiremo quelle tre lì, male che vada se andiamo a prendere quello là. E la situazione qui ovviamente sta venendo in nostro favore, nel senso che si sta spingendo in Spagna. Il problema è che questi sono a metà del focus che ce lo ficcherà in quel posto. Io ne sono più che certo di quella faccenda qua. Quindi andiamo avanti. Boh, beh, è stato molto utile. È stato molto utile aver fatto pace per poi dopo fare quella roba qua. Veramente utile. Veramente utile. Un'utilità così io non l'ho mai vista. Un'utilità così. Speriamo diventi ancora più utile in futuro una roba del giuro. Ma puttana Eva, ma perché fanno delle robe del cazzo messe così a caso come sempre? Buono, siamo riusciti a circondare queste tre divisioni, che comunque sia non fa schifo. Eliminiamo i crucchesi e siamo belli che a posto in quel senso qua. E anche qui possiamo stringere un pochino qui i denti e migliorare la nostra situazione. In verità, se vogliamo continuare a pushare come abbiamo fatto fino adesso, probabilmente ci conviene fare... Sto vagliando la possibilità di entrare qua, di dare una mano qui da qualche parte, di pushare. Il problema è che siamo dietro fiume, loro sono abbastanza trincerati. C'è una tile che possiamo attaccare da tre lati, che non è in montagna. Questa qua possiamo attaccarla da due. Questa qua è dietro fiume, no? Quindi questa. Possiamo provare ad andare di là. Se riusciamo ad andare di là così, allora è fattibile andare a ricongiungerci con loro e andare su. Tenendo sempre conto che quando qui la Spagna si gira, io ritornerò a difendere quel punto qua, perché mi puzza veramente di merda tutta questa faccenda. La Boemia è caduta. Non c'era nessuno qua a difendere. La pancia del drago è vuota. La situazione qui è palpabile per una possibile vittoria. Insomma, i tedeschi sono veramente nella merda. Problema, però, gli inglesi stanno sbarcando a Palermo, sempre a Valletta. Perché? Onestamente lo dico perché. Perché la mia marina è rincoglionita, totalmente rincoglionita per qualche motivo. Ovviamente queste cose vanno fatte a mano, però gli ho detto fate strike force in quella zona qua. Ogni tanto la flotta inglese con 50 passanavi entrava qui a rompermi il cazzo a raidare, no? E queste però non uscivano per andare a spaccargli i coglioni, probabilmente perché stavano riparando, mi è venuto in mente adesso. E quindi ho perso qualche nave, non sono riuscito a gestire bene la situazione. Adesso io qua sto cercando di andare a fermare con quello che posso lì tutta la faccenda, ma loro sbarcheranno. Ho già mandato tre cavallerie là. Ma la questione è che lo prenderemo probabilmente nel chiurlo, probabilmente. Queste tre qua adesso le mettiamo di qua, gli diamo un altro tipo di generale, tanto per. E questi qua invece, appena abbiamo pulito qui, c'è da capire un attimino cosa fare, perché anche sta zona qua deve essere eliminata celermente. Però qua abbiamo tutto aperto. Un paio di palle. Allora, prendiamo dal fatto che non siamo ancora in guerra con sti bigiogeri della domenica e cerchiamo di fare un accerchiamento di questi qua. Cioè, questo qua sta andando là, vieni di qua, vai a Katowice, una roba del genere, non lo so. Comunque fatto sta che probabilmente adesso vedremo gli inglesi scendere, a meno che infatti non ce l'hanno fatta. Le nostre navi sono arrivate giusto due secondi dopo, gli hanno fermato qualcosa, un paio di palle benemerite testicolari. Andiamo in treno fino a Messina e loro ovviamente fanno veloci, però noi ciao, ci mettiamo, siamo ancora a Budapest con alcune della cavalleria. Tant'è, noi abbiamo questo carro che vogliamo sfondare, che probabilmente non riusciremo a sfondare perché siamo della cavalleria di merda. Adesso vediamo se lì ci va bene. E qui invece continuiamo la nostra bellissima e abbastanza inutile avanzata sui monti. E boh, a questo punto io penso, spero di pushare Berlino e chissà che cazzo succede da lì in poi. Onestamente non abbiamo tutte queste truppe per fare casino, però ci proviamo. Magari riusciamo a farli strecciare tantissimo. Qua è un cancro però, qua è un cancretto che va tenuto 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisioni va tenute lì ferme per rompersi i coglioni. Tant'è. Qua siamo riusciti ad andare avanti, adesso abbiamo quel push qui, però la domanda è, mi interessa fare quel push qua a questo punto? Non è detto. Quest'altra divisione sta andando a nord, no, vieni qui e push da sotto anche tu, e piano piano andiamo avanti anche lì. Che situazione veramente di merda, solo per il semplice fatto che non abbiamo le truppe, solo per questo. Mentre il cavallo si è preso una masnata in faccia. Vediamo di allungare il più possibile il fronte fin qua
e di dirgli di andare in quella direzione più o meno qua. Ovviamente la Germania non si arrenderà per una roba del genere, ovviamente. Noi però dobbiamo continuare a insistere. Questo sì, ma non lo piercevamo, cioè questo è il problema, noi non piercevamo. E tra l'altro questi qua riescono pure a difendere te, guarda che bello. Quindi dovrei rompermi il cazzo e tenere tutte le forze qui intorno, giusto perché loro hanno una città di merda con un carro medio che noi non piercevamo. E questa zona qua, quest'altro cancretto, questa, mi rende molto felice questa, tutta questa faccenda, veramente. Sono estasiato, così quasi gli lascio un missino, perché tanto non arriveranno in tempo questi cazzo di cavalli, è abbastanza chiaro. Però boh, lo vedremo. La situazione è positiva per noi, però questo è il momento della vittoria o della sconfitta. No, della sconfitta no, però della vittoria o della rottura di coglioni, che diventa una menata colossale. Il cancro, la difficoltà, la voglia di suicidarsi, tutte cose che passano nella mente del Bradley in questo momento. Allora, se si chiude, qua il fronte è chiuso, qua il fronte è chiuso. Una volta liberati queste teste di cazzo qua che finalmente hanno finito di ammazzarsi come si deve, io Gnari vado full, switchiamo sull'altro fronte che, come potete vedere, a caso, cioè nel senso non c'è gente, letteralmente non abbiamo soldati da mettere su ogni fronte. Cercheremo di chiuderla in quel punto lì. Qua finalmente ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro mi piace perché si ritirano. Ovviamente io ho cercato di schiacciarli, ma loro si ritirano in territorio alleato che io non attacco, perché è un po' inutile. Non so perché gli inglesi forse volevano attaccare anche di qua, ma io sfido a farlo. Anzi, scusatemi un attimo, ma è rimasto qualcuno qua? Oppure hanno fatto l'invasione e poi hanno deciso che comunque le forze servivano altrove e se ne sono andati? Potrebbe essere una cosa. Gnari, tutti qua. Cioè, fate quel cazzo che volete, ma dovete eliminarmi sta gente. E poi dovete andare dall'altra parte. Sacrifice, esattamente. Anche questo, profetico, questo sacrifice. Sì, no, vecchio, inizia a spingere verso sud e ammazzarli. Qui non dovremmo stare a... ecco, infatti a sbainare nella schiena sta gente. Roba che se entrano qui sopra siamo finiti. Qua hanno fatto quello che devono fare. No, amico, qua c'è una divisione... quei tarzanelli, non dovresti... guarda, fai un passo avanti, ma giusto per... ecco, vai a dare una mano a questi sbandati qua russi che non ce la fanno più manco loro. Beh, Berlino è lì, Berlino è lì, io provo a prenderla Berlino, che è lì. Però figa, che cancro. Adesso due truppe nelle nostre... no, no, Gnari, state di qua, lasciate perdere, che sono idee di merda. Fateci stare qualcun altro qua. Berlino è lì. Ok, i nostri sono puliti, ci sta tantissimo. Sarebbe quasi da deletare sto cazzo di plan e ridigli di risituarsi, però prima, no, perché io so come funzionano queste cose qua. H, lasciamo perdere il fronte spagnolo per adesso, fino qua in treno, faster, qua non sta succedendo un cazzo, abbiamo trovato i primi inglesi che stanno lì a Palermo, boh. E giriamo intorno, ecco, arrivano anche i russi. Figli puttana, questi qua sono sbarcati adesso, secondo me. La nostra cavalleria ce la fa a pararli fuori un pochino. Qua dice che c'è una naval invasion. Ma che la facciano lì? Oh, una naval invasion in Italy, però, dice. Non dice in... Sì, hanno 100 aerei del cazzo, mi dispiace. Io non posso star lì a correre dietro a tutte le loro puttanate. Quindi siamo, sappiamo già come andrà a finire. Se vogliono sbarcare, che sbarchino. Non ci posso fare assolutamente un cazzo. In verità posso, però non ci voglio. Andiamo avanti con... allora, roba nucleare ce l'abbiamo, l'altra volta la faccio ma poi non la uso, perché cosa dobbiamo usarla a fare? Facciamo questa roba qua che ci dà un pochino in più dalle raffinerie e teniamo sempre puntato il fatto che Berlino potrebbe cadere. Stupenda quella cosa qua. Madonna mia, la battaglia. Scusatemi, beh, non era già nel Comintern Spagna? Forse la Russia ha accettato di farla entrare non più come puppet, ma sempre nel Comintern. Ok, questo mi rassicura un bel po', perché vuol dire... non ce l'abbiamo fatta a catturare, è entrato un carro armato medio. Questo vuol dire che abbiamo la possibilità di star belli tranquilli su quel fronte là. Ecco, se tu girassi intorno invece di fare quello che stavi facendo... Secondo me, così anche a naso, adesso perdiamo là sotto. Uno che gli deve dire, che gli deve fare. Ah, adesso i ragazzi sono arrivati. Allora, Tito. Ok. Ovviamente
in qua. Qui è una situazione di fielo di qualcosa qua. Fai quello che puoi. Voi tre cavalli, come sempre, scherzavo, non dovete stare dentro nel piano di quel pazzo là. Ah, ok, mi hanno tagliato a mia volta fuori dalla situazione perché mi sono perso. Vabbè, sapete che roba? Rifacciamo il giro e rendiamo a Messina. C'è più tanto il mare, lì lo controlliamo noi, non lo controllano gli inglesi. Che dirvi, Gnari? Forse ce la facciamo. Qua ovviamente avrei dovuto continuare a pushare invece di dirgli di smettere, ma tanto adesso dovremmo riuscire. Adesso arrivano i nostri. Piano piano si distribuiscono quei treni ancora, perché se non è quello, e siamo dentro. Anche qui facciamo delle azioni per scazzarli fuori. Federal Council c'è la più 10% difesa. Come persone siamo sul 100k, che è orgasmico se contate i nostri numeri in linea generale. E la vita è bella finché dura, no? Dove è finita la mia... Amica mia, che cazzo fai? Ti ho detto di andare... No, non vi ho detto... mi siete dei figli di puttana voi però, non sapete leggere neanche scrivere, vero? Vai di nuovo a Reggio Calabria, lasciamo i russi a Catania. Cristo santo, però pure loro. Niente, volevo farvi vedere qualcos'altro, ma devo fare la ricerca, devo fare quello, devo fare quell'altro. Probabilmente arriveremo a Berlino, faremo roba a Berlino adesso, eccetera, eccetera. In verità, guarda, faccio così e poi inizio a cercare di chiudere qua sotto e ci capiamo. Accerchiamenti contro accerchiamenti, Berlino cade sotto la forza jugoslava della nazione. Quanto è che manca la Germania per andare a fare in culo? Un boato probabilmente. German Reich a metà, niente di cena è la stessa identica roba, ve lo dico. Metà e niente di cena è esattamente la stessa identica roba. Andiamo. Adesso qua ci sarà un altro cerchiamento tipo, ecco, bim, tu non entri, quelli là forse ce la fanno, non lo so. Beh, stiamo qua belli fermi, noi le truppe ce le abbiamo belle spreddate a cazzo di cane, come piace a me. Come piace a me. Sì, no, Gnari, scherzavo, contento a pushare contro questi stronzi, perché sennò non finisce più. Qui siamo riusciti a prendere questo punto qua. E con riusciti a prendere intendo che adesso dobbiamo per forza pushare fuori qua da Chust, cosa che non so se ce la faremo, ma tant'è se ce la facciamo... Almeno ci siamo levati i coglioni pure con la faccenda lì. La nostra cavalleria adesso deve fare dei lavori di qualche tipo. Tipo tu vai su qua. Tu vieni qua. Tu vieni qua. Poi ci prepariamo, facciamo un attacco qui senza il plan. Per quanto riguarda qui stiamo continuando ad andare avanti e indietro a fare roba. Non lo so, adesso lasciamo che gli inglesi facciano quello che devono fare. E i russi facciano quello che devono fare. Noi partecipiamo, guardiamo, ecco, noi ci piace guardare, siamo dei voyeur. Comunque almeno, morite bastardi, perfetto. Orca puttana, ma davvero devo vivere così? Tu vai fuori dei coglioni, voi andate qui e poi pushate quel fronte di merda lì. I ragazzi là stanno arrivando, qui per qualche motivo a Leipzig non c'è stand facendo. Adesso ci facciamo noi, questo gli dà una mano da dietro. La liberazione di Varsavia, l'ho liberata io la Varsavia? Sicuramente l'ho liberata io, Cracovia. No, dov'è Varsavia? Non è mica qua. Vabbè, lasciamo perdere. No, sono stati i russi che sono arrivati da qua sopra. Perfetto. Gnari, mi sa che i tedeschi sono allo stremo. Allo stremo, non ce la fanno più. Finalmente, queste teste di cazzo sono capitolate. Andiamo di tagliarli fuori una volta per tutte. E una volta fatto ciò, tu stai pure fermo qua, vai di qua, ti devi dare una mano a quello lì. E voi da sopra finite fuori il ragazzo qua sotto. Unit assistenza devono French Commune. Ma French Commune non esiste? O esiste? No, non esiste. Non esiste la French Commune. Se esiste, esiste in qualche isoletta del cazzo. E a noi non interessa minimamente. Io qui non voglio avere niente a che fare in tutto questo schifo qua. Non voglio avere niente a che fare con quella roba qua. Vabbè, andiamo avanti. 35 giorni di benzina che sono rimasti. Andiamo avanti e cerchiamo di mangiarci il più Reich possibile. Ma sì, non ci sono più grandi combattimenti, accerchiamenti o robe varie. Adesso qua c'è solo da pushare in avanti. Niente, tutti davanti al furgone mi sono parcheggiati. Oh, ma che coglioni, volevo andare ad Hamburg, fatemi passare. Niente, tutti davanti al furgone del cazzo. Stiamo pushando su tutto il fronte lì e anche qui sotto. A un certo punto adesso gli do là. E vediamo di sminchiarli. Quelli sono andati, questi sono andati. Anche l'Alpine Protectorate sta riuscendo a pushare. Abbiamo preso Amburgo. Con il nostro bellissimo. Con la nostra unica divisione. Merda, la benzina.
dobbiamo. Sai che stiamo andando bene qua, eh? Stiamo massacrando per bene tutti gli stronzi del caso. Un vero peccato che non possiamo continuare la faccenda. Torna a casa Lessi. Questo dovrebbe darci qualche giorno di benzina, ok, boh, no, dai, almeno quello ce l'abbiamo. Lì i ragazzi vanno avanti, qui stiamo avanzando un po' su tutto, ripeto, Japanese Shogunate. Sì, il Giappone mi sa che ha vinto in... vediamo un po' la faccenda qua, ecco, sì, il Giappone penso abbia vinto in Asia. Gli alleati hanno vinto in Asia. Io adesso... se ne parla quando abbiamo finito qua, Yari. Se ne parla quando abbiamo finito qua, perché tecnicamente per me si può anche... No, non lo so, non lo so, vediamo, vediamo, non è detto che si interrompa qui la serie, magari va avanti. Non mi piace più fare serie così lunghe, perché poi dopo comunque si perde interesse e dei 1000 che ce n'erano all'inizio ne rimangono 400 se va bene, però se c'è qualcosa di interessante magari da fare possiamo pensare di farlo. Un'invasione dell'Inghilterra, ecco, questo era il mio pensiero. Certo che se continuo a catturare roba così a cazzo di cane, poi dopo io non ho più... French Commune è morta, boh. Non ho più supply, cioè mi consumano tutto. Bello sto carro armato tedesco. Adesso il carro armato tedesco gli andiamo a insegnare a farsi i cazzi suoi, che deve smetterla di piantarsi davanti alla mia macchina. Ogni cazzo di volta si piantano davanti alle macchine, si dico. Eccolo lì, buono. Addio carro armato tedesco, ya. Addio. Adesso quello là è andato, tu vai di qua, vai a dargli una mano col cazzo che c'è. Tanto abbiamo pushato con il nostro cannone, boom boom boom. Sono contentissimo, la Prussia è più... è tutta Jugoslavia, è tutta Jugoslavia, ragazzi. Il sogno bagnato della Jugoslavia. Voi andate di qui, boys, perché lì non c'è un ca... vi ho detto di andare di qua. Qua dobbiamo cancellare il sito, ci sono ancora 3 divisioni che non hanno capito dove devono andare. Andate di qua. Andate di qua, vediamo. Oh, sì, vorrei vedere la caduta della Germania, ecco, solo quello. Qua abbiamo cerchiato una quantità fantastiglione di roba. Qui si potrebbe pensare di dare una mano a pushare, così andiamo a recuperare anche l'altro ragazzo. Questi qua mi chiedono... cos'è questo qua? Adesso ce l'ho... va bene. Siamo amici. Dai, Germania, fuori i coglioni, hai perso. Germania se ne va. C'è solo una divisione là delle mie che sta facendo il lavoro giusto. Qua, no, qua in verità sono pieni di pezzi di merda. Sono pieni di truppe. Non ha neanche senso magari pusharli, perché comunque sia fin fine chi se ne frega di sta gente. Brum brum. Eh no, Sonderborg lo prendiamo. Ma poi il brum brum. Eh no, brum brum lo facciamo a quanto pare. A quanto pare il brum brum, eh? Lo si riesce a fare. The German orca puttana. Ieri è arrivato il momento di perdere del tempo con le paci. 1400 punti noi, 1700 i russi che si prenderanno gli lascio la Germania. Noi pensiamo alla nostra zona di influenza mediterraneo. Devo aver sbagliato un paio di cose. Allora, intanto qua se l'è preso la Russia e va bene, però in verità pensavo di averlo preso io per darlo poi alla cosa. Qui i sudeti mi ricordavo di averli presi, ma in verità devo aver sbagliato anche quello e non devo averli presi. Wow. Mi ricordo sempre un po' Göring Talman. E qui, quindi, questi qua dobbiamo liberarli, occupare territori Cecoslovacchia, ecco, release nation as puppet. Sì, ecco, ok, almeno non ce la leviamo dai coglioni. E poi c'è tutta la questione francese. La questione francese è che adesso manterremo l'occupazione per un po', perché adesso organizzo l'invasione delle British Isles. Probabilmente attaccheremo, siccome sono spawnati nuovo Olanda e Belgio, perché quando vinci la guerra contro i Crookie sblocca tutto. Vi dico solo che ci siamo presi la maggior parte dei territori. Ovviamente andremo contro, ci toccherà andare contro anche la Svizzera, forse si farà cazzate, ma non credo. Cos'è? Sì, non sono nella North Federation. No, sono nella North Federation, quindi non credo proprio entreremo in guerra per questo o quell'altro motivo. Anche se fossi io li ignoro. Il mio obiettivo ora è quello di far capitolare l'Inghilterra. Una volta capitolata quella, io ragazzi me ne sbatto le palle di tutto il resto del gameplay e GG. Quindi, cosa facciamo adesso? Niente, ci salutiamo. Anzi, l'ultimo pezzettino di video. Sì, no, ci salutiamo, siamo già arrivati a abbastanza minuti. Tritterò probabilmente giù, se non lo faccio direttamente la prossima puntata, questi stronzi qua. E poi con le navi, che possiamo uscire da Gibilterra e andare di là. Andiamo di là. Ah, tra l'altro io quella parte qua, l'Egitto, ha scelto dove schierarsi.
Però l'Egitto non ha scelto dove schierarsi, si fa i cazzi suoi. Mette un po' di truppe giusto a difesa, magari lì si ha tempo. Però comunque la minaccia principale, boys, è stata sventata. Sarebbe anche a togliere dai coglioni Valletta agli inglesi che fanno troppo i furbi. Oppure no, chi lo sa. Potrei anche lasciarli lì e piano piano ranzargli il culo. Tant'è. Un saluto, alla prossima!